Arcade Fire, We Exist, Miracolo Italiano su Radio 2, We Exist, noi esistiamo, sembra quasi l'annuncio fatto dai personaggi, dagli oggetti animati di cui parleremo nel nostro Miracolo. Miracolo Italiano. Dai, un altro miracolo! Allora, io all'inizio di puntata volevo adottarmi una gallina, anche un po' da compagnia ornamentale, ma c'è addirittura adesso la possibilità di adottare un robot. Ne parliamo col loro ideatore, Massimo Sirelli. Buongiorno! Buongiorno, ma buongiorno! Ciao. Eccolo Massimo! Lì. Allora, lui ha creato anche questo sito che vi consiglio di andare a vedere. Io l'ho già messo sulla pagina Facebook di Miracolo Italiano, si chiama Adotta un robot, perché lui praticamente dà vita a dei robot che poi possono essere adottati, quindi presi, andate sul sito, ce ne sono di oggetti favolosi. Lui è stato in giro nelle cantine, mercatini, ha trovato tutti oggetti che in realtà nascevano con altre specifiche e ha ricreato dei robot a cui dà anche dei nomi deliziosi. Allora ricordiamo che, scusa Massimo, ti faccio un po' una presentazione, insomma tu sei un artista e sei insomma arti visive, e devo dire che questa cosa dei robot fatti con materiale di riciclo hanno paradossalmente, ma è vero, tanto cuore, i tuoi robot. Sì, sì. Il mio è quello delle storie che voglio raccontare, che comunque hanno influenzato la mia vita, per cui porto in queste creature un pezzo della vita delle persone che stanno dietro questi oggetti e della storia che hanno vissuto. Sì, cuore. Come cuore batti cuore. Come si fa ad adottare un robot? Ecco. E soprattutto ci sono, come le vere adozioni, bisogna passare insomma al vaglio le persone che vogliono adottarli. Sì, assolutamente. Io nel momento in cui ho creato questa collezione di robot e che adesso continuo ad alimentare e creare, mi era nato il problema del... io non voglio separarmene da loro perché ci sono affezionato. Mm. Io sono un artista, dipingo, faccio delle cose e riesco a distaccarmi dai miei dipinti con una facilità maggiore. Il rapporto che ho instaurato poi nei mesi in cui creavo queste opere, queste sculture, era troppo intimo, perché già un legame che partiva da prima, no? Con certo. Questi oggetti che hanno vissuto con me, e allora mi sembrava più corretto instaurare un minimo di rapporto, di fiducia, di conoscenza con questi nuovi proprietari. Di cuore si parla, giustamente. È come quando vai ad adottare un cagnolino al canile, prima quelli di darlo seri. Vuoi sapere esatto. Dove vanno, a chi li danno, è giusto. È lo stesso i tuoi robot, che sono oggetti che hanno una nuova vita, insomma. Assolutamente. La cosa meravigliosa è che poi io resto in contatto con queste persone, perché poi scambiamo l'amicizia su Facebook, ci scriviamo di tanto in tanto su WhatsApp. Chi ci sente può dire, aiuto. Siete allora... No, no, invece è vero. Noi siamo a favore. Io voglio adottarne uno, assolutamente. Sto guardando. Qual me è piace... il tuo preferito? Mi piace Leonardo Di Capri. Mi piace certo. Paolita. Mi piace molto Paolita. Sì, perché i nomi poi tipo Tonino dalle scatole di tonno. Lo chiamiamo il nostro Tony Faranda. Andate Tonino. A vedere su internet, perché ci sono sono delle sculture, effettivamente. Lo sono. Ho esposto in qualche museo. Tra l'altro, Leonardo, quello che ti piace, è esposto al Temporary Museum di Torino. Fabio. Oh mio Dio. Non rubarlo. Quindi non lo posso Torino. Adottare? Sì, se vuoi sì. Però sarà molto difficile, mi devi convincere. Io ti convincerò, Massimo. Guarda che canino è un tormento quando ci si mette. Invece, Massimo, ti volevo dire, anche come tu hai detto, però solo a sentirlo raccontare viene in mente a tutti l'uomo di latta del Mago di Oz, no? Un po' quella cosa lì. Un po' sì, perché in fondo noi siamo... ci siamo abituati a pensare che gli oggetti non valgono più nulla, perché compri tutto con poco volendo. E butti via subito. Sì, in poco un oggetto ti annoi e lo butti. E io con questo progetto, dove ho cercato di mettere cuore alla materia inanimata, ho cercato di ridare un valore alle cose che ci circondano. E ci sei riuscito. Bravo, ci sei riuscito. Massimo, allora, io ti contatterò, voglio adottare un robot da Massimo. Ecco, adotta guarda, un robot. Mi farebbe molto molto piacere. Io adesso li guardo, perché c'ho già la gallina, capisci, in questo è momento chiaro. Non posso avere troppe roba. Cose. Grazie Massimo. Grazie a voi, Vive Robot e www.adottaunrobot.com. Ciao. Ciao. Ciao.